dunque direi di cominciare con Puccio, con Tornatore, con Giuseppe Tornatore. Io mi diverto sempre a ricordare che da un lato viene chiamato maestro e da un altro lato viene chiamato Puccio. Questa dicotomia che in un certo senso è abbastanza valida, nel senso che lui in effetti è un maestro di cinema. Sì, 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 io insisto, ma sei anche Petruccio, cioè sei questa doppia anima con la tua presenza e gli uomini. Dunque, che impressione ti fa, prendi quello, di trovarti 30 anni dopo qui a Bari, dove ricordo c'ero anch'io, faccio parte un po' dell'archeologia del Bifest, con questi grandi incontri, grande momento nel 2018 che ricordano un altro appuntamento nel 1988. Dunque, impressione ti fa essere qui a Bari? No, essere a Bari mi fa una bellissima impressione, ci vengo spesso, mi piace, poi questo festival è sempre così affollato di giovani, non ricordo un incontro o una proiezione che non fosse affollata qui a Bari. Per il resto mi fa una strana sensazione, perché per me la prima proiezione di Nuovo Cinema Paradiso a Bari, cioè me lo ricordo come un episodio accaduto poco tempo fa, tutto sommato. Invece voi continuate a ricordarmi che sono passati 30 anni e questo fatto un po' mi destabilizza, perché non riesco ad accettare l'idea che ne siano passati così tanti. Allora Antonella, prendi anche tu un microfono. Io voglio anche ricordare che ti abbiamo visto in due film di Scolla, Concorrenza sleale e Che strano chiamarsi Federico, dove hai due parti opposte, diciamo. No, sono due parti notevoli da ricordare. Tanto, opposte come caratteri. Ah, opposte, sì, come personaggio, sì, da un lato una mal di famiglia, dall'altro lato la zoccola. Non sto ovviamente tipica, no? Nelle donne italiane, diciamo. E allora che impressione fa vederti tra l'altro sullo schermo, perché noi non ci vediamo sullo schermo, no. Non siamo cambiati, e neanche tu vedendoti sullo schermo. No, anzi, no? No, una volta mi fa abbastanza impressione, ma sai che io quando ho fatto questo film mi hanno un po' invecchiato, quindi in realtà mi ha regalato un sacco di anni questo film. Cioè oggi finalmente ho la faccia che avrei dovuto avere quando ho fatto. Quindi oltre a non riconoscermi mai, e questo è già un buon segnale, ho la fortuna di essere praticamente una che potrebbe avere 80 anni, non lo sa. Sono delle misteri, anche delle sorprese che mi regala il cinema. Nuovo Cinema Paradiso proprio è il film emblematico da questo punto di vista. Però veramente è un film di cui non riesco a parlare, perché ho dei ricordi talmente forti, delle emozioni anche private, personali, talmente forti legate a questo film, che parlarne mi sembra di ridurlo, ecco, un po', cioè non si può spiegare a parole un'emozione che è così presente e forte, insomma, nella mia vita. E poi, sai, quando uno comincia, sai, un film così, sei già nella storia del cinema, uno dice, vabbè, vai a casa e tutto. E ancora sei qua dopo 30 anni che vuoi fare il film, insomma, rassegnati, quella stagione è finita. Invece no, poi insomma c'è stato anche Scuola, sono stata qui anche per Cuori Puri recentemente, insomma, comunque un bel film italiano. No, però insomma, sai, quella roba là è un po' indimenticabile, ecco, un po' irripetibile.